Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. A primavera inoltrata gli alberi da frutto sono fioriti e dopo i fiori cominceranno a formarsi i frutti. Ebbene, c'è anche un frutto esotico, o meglio divino, che sta maturando. Si chiama Spirito Santo. L'albero sul quale coglierlo è la croce di Gesù. E il momento della raccolta è la Pentecoste, tra non molti giorni. Gesù lo chiama Paraclito, parola greca che indica colui che ha il compito di stare accanto, sostenere, illuminare, pungolare quando si è un po' fiacchi. È tutta l'energia di Dio che viene a noi. E annulla tutte le distanze, sia di tempo che di spazio. Ecco allora che il cenacolo di quella sera dove Gesù parlava agli apostoli 2000 anni fa è qualsiasi luogo dove i cristiani si radunano la domenica per l'Eucaristia. E Gesù Cristo, anziché relegarsi al ricordo del passato, si fa nostro maestro e amico adesso, oggi. La molteplicità dei luoghi nei quali i cristiani si radunano non fa problema allo Spirito Paraclito. Ogni comunità, in qualsiasi luogo, gode e si rallegra della presenza del Signore risorto nel giorno che ha scelto per venire tra i Suoi. Me ne vado, ma tornerò a voi, aveva detto all'ultima cena. E poi aveva aggiunto, se mi amaste dovreste essere contenti che me ne vado dal Padre mio. Come si può essere contenti quando una persona amata se ne va? Eppure aveva ragione, perché intendeva dire, ora sarò con voi ovunque voi siate, in una chiesa di paese o in una grande cattedrale, oppure sotto un albero, non importa, là dove vi riunirete nel mio nome ci sarò anch'io. Lo Spirito Paraclito che il Padre manderà nel mio nome renderà possibile tutto questo. Ma non limitiamoci all'Eucaristia, perché è soprattutto la vita il luogo della sua operosa presenza. Le prime comunità cristiane non di rado faticavano a trovare una via d'intesa su certe cose. Vi erano scontri, litigi, tante teste e tante idee. Sì, ma allorché mettevano da parte le loro idee per lasciare il primo posto allo Spirito Santo, un accordo lo trovavano. Lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso, così si esprimevano gli apostoli e quei primi cristiani. Se non ci fosse lo Spirito Paraclito, le nostre liturgie sarebbero commedie, sempre le stesse, ripetute e noiose. E invece no, è tutto vero quello che facciamo e diciamo ad ogni Eucaristia. E partendo ogni volta da quell'incontro, e ancora grazie a Lui che possiamo osare di fare qualcosa di buono e di bello nella vita, nonostante i nostri limiti e difetti, nonostante diversità di carattere e di mentalità. Questa, credo, è davvero una buona notizia che può rincuorarci tutti. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.